Il ginocchio e le sue patologie. Latina ospita un importante convegno nell'aula magna dell'ICOT, l'Istituto Ortopedico Traumatologico, dal titolo La patologia meniscale e legamentosa, un congresso di luminari presieduto dal professor Agostino Tucciarone che lo ha fortemente voluto. È un piacere avere qui esponenti, professori, medici che si occupano della traumatologia dello sport. È un mio cavallo di battaglia, sono 40 anni che faccio questo e dico che lo sport è vita e il nostro ruolo è quello di tutelare tutti gli sportivi, sia agonisti sia non agonisti e anche i diversamente giovani. Questo convegno nasce da una mia idea, da una passione, da un amore. L'amore per il lavoro che faccio. Tanti i professori di fama nazionale e non solo che si sono incontrati e confrontati sulle varie tematiche che riguardano il ginocchio e le sue patologie. Quante ginocchia sono passate sotto le sue mani? Un calcolo che non posso fare. A proposito delle squadre, i risultati li hanno giudicati i tifosi. Insomma, abbiamo recuperato giocatori anche con lesioni complesse, quindi... Insomma, mi ritengo soddisfatto. Lei è il maestro, così è stato definito, del professor Tucciarone. Mi sento fortunato di aver potuto fare quello che volevo fare, scegliere la materia e quindi è stato facile anche studiare, è stato sempre un piacere, come è stato un piacere anche quello di insegnare. È un congresso effettivamente di grande innovazione, si parla di menisco, si parla di legamenti crociati, ci sono i grandi nomi dell'ortopedia nazionale che hanno fatto la storia della nostra chirurgia sportiva con effettivamente un gran panel di presentazioni, quindi siamo molto contenti del risultato fino ad ottenuto. Un'occasione importante anche per mettere a confronto le varie tecniche curative e operatorie. Presenti all'incontro per augurare il buon lavoro ai professori, il presidente del gruppo Giomi Miraglia e il presidente Giovanni Petrucci. Mi diceva un giocatore, Gianluca Vialli, se un professionista, io lo stimo, e mi dice alzati, io mi alzo. Se io non stimo quel professionista, mi dice alzati. Proprio perché? Perché hanno un'importanza non solo poi da grossi professionisti, ma anche psicologica. Questa è la loro funzione importante.